Un'altra sconfitta che brucia, la quarta su quattro gare disputate. Non è il risultato, ma il modo in cui è maturata, ancora una volta, senza essere mai veramente in partita, pur provandoci, contro una Tortona solida, bella e cinica. Il primo tempo è un compendio di pessimo basket difensivo. A una squadra di tiratori di rango si concedono raffiche di tiri dall'arco con due metri di spazio, sotto canestro il tagliafuori è uno sconosciuto e i tagli avversari sono lame che affondano nello stracchino. Non c'è un colpevole né un capro espiatorio, semplicemente a questo livello, con questa difesa, è impossibile competere. Se poi in attacco a momenti propositivi di Bartley, bene l'aggressività in penetrazione e alle solite fiammate tutto cuore di Davis, si somma un 1 su 7 da tre punti nel primo quarto, duplicato in un 2 su 14 a metà partita, ecco che la matematica non può che premiare l'avversario di turno. Tortona è una macchina da canestri eccellente, il divario su carta e classifica è evidente, ma le mancanze di Trieste nell'aggressività e nei fondamentali difensivi dilatano il gap. Quando dopo 16 minuti il tabellone recita 22 a 39, il match sembra già chiuso. La reazione d'orgoglio di Bartley, Davis e Campogrande riporta il punteggio a livelli più accettabili a metà partita, ma se è vero che i biancorossi tornano a meno 11, è altrettanto evidente che la Bertram si trova già nell'invidiabile situazione di gestire partita e uomini. Del resto, i ragazzi di Ramondino da tre punti scodellano in fondo alla retina più di un pallone su due, dunque qualche passaggio a vuoto possono pure concederselo. La dimostrazione arriva istantaneamente nella ripresa, quando Criston e Macura portano gli ospiti sul più 19 in 3 minuti e mezzo. È a questo punto che la squadra di Legovic mostra la faccia migliore. Bartley innesca la reazione colpendo in pitturato, Spencer mostra un paio di buone cose e Bossi confeziona la tripla del meno 5. A fine terzo quarto però Tortona torna chirurgica dilatando sul più 11 il divario. Nell'ultimo quarto la profondità del roster piemontese fa il resto, sono Tavernelli, Severini e Candi ad infilare le triple che pesano di più. A Trieste invece mancano come l'aria i punti di Frank Gaines che stecca offensivamente. La gara finisce anzitempo ma il risultato finale tra i fischi recita 60-88, nota a margine finale. A Marco Legovic servono almeno due innesti di qualità per conquistare la salvezza, bisogna iniziare a pensarci sin da subito.